Grazie Miriam, ok. E adesso chiamo sul palco Lorenzo D'Amelio, con un titolo che già incuriosisce molto: ed è A caccia di start up in Uganda. Vai, vai Lorenzo. Eccoci qua. Eh, grazie innanzitutto per l'invito. È la mia prima volta al freelance camp e devo dire che si respira effettivamente un'atmosfera di famiglia eh, conferma l'intervento di prima di Miriam direi e, io mh, faccio un intervento che è apparentemente off topic e, in realtà secondo me c'entra molto e adesso quindi vi parlerò di questa iniziativa che si chiama Startup Africa Road Trip e, eh, Parte. Okay. ok, ce la facciamo. Sono Lorenzo D'Amelio, eh, cofondatore e partner di un'agenzia di comunicazione che si chiama Bitriz. e eh, al contempo anche io ho più anime, quindi sono consulente e in particolare mi occupo di supporto alla strategia di business di freelance, eh, startup e PMI. Ho deciso tre anni fa eh, di uscire dalla comfort zone, una delle diverse occasioni in cui mi è capitato di farlo, da buon consulente come penso molti di voi in questa stanza, eh, ogni tanto c'è questa necessità di dover uscire appunto fuori dalla comfort zone e quindi dalla zona del, del Piemonte, da Torino, sono uscito un pochettino, diciamo a livello dell'Italia, a livello dell'Europa, sono uscito ancora fuori. E alla fine mi sono ritrovato in Uganda. <ride> A 10.000 km di distanza, esattamente. Eh, perché? Perché eh, nel 2017 è iniziata questa avventura, eh, questa iniziativa, e l'ultima estate, eh, quest'estate qua, abbiamo percorso alla fine 3.000 km in questo road trip con questa banda di. Matti, nonché eccellenti professionisti eh, d'Italia e non solo. Tra Uganda, Kenya e Tanzania, quest'estate abbiamo percorso 3.000 km a supporto delle start up? Per start up eh, Africa Road Trip. Appunto. Questa è una foto del, del primo, della prima estate, della prima iniziativa. Eh, tutto è partito da questa domanda. Eh, è davvero questa l'Africa, quella che vediamo nei TG? Quella che vediamo nei documentari in Italia che spesso ci raccontano fame, denutrizione, eh, povertà, mh, notizie di cronaca tendenzialmente negative che parlano del, del continente. Io e Andrea che è eh, consulente business analyst per Dpixel, uno dei fondi di investimento per startup più importanti d'Italia. Uh, ci siamo confrontati sui trend uh, dell'innovazione della tecnologia che avvenivano in, uh, nel continente e abbiamo deciso di andare sul campo per uh, capire esattamente che cosa stava succedendo. Quindi, um, uniti da questa passione, da questo desiderio per l'innovazione, ma anche curiosi di capire che cosa stava avvenendo davvero. E. Um, tra l'altro appunto di Pixel qua um, nel Lazio ha lanciato recentemente un fondo di 14 milioni di euro di investimenti in start-up, se qualcuno fosse interessato a seguirli. Siamo partiti dal, dall'Est Africa per diversi motivi. Innanzitutto contesto eh, linguistico oltre che politico abbastanza stabile e dal punto di vista linguistico c'è l'inglese, quindi questa era sicuramente una possibilità buona per eh, lavorare sul territorio, età molto giovane, età del continente, età media 18 anni rispetto ai 45 dell'Italia, ehm, quindi possibilità di formare classe imprenditoriale nascente e una quantità di tech hub, quindi incubatori, co-working, eh, che eh, contano, si, si contano in 46, tra Kenya e Uganda in particolare, che sono i primi paesi che siamo andati a trovare. Eh, molte startup sono ai primi stadi di sviluppo, quindi potenzialità eh, alte di supporto che potevamo dare. Difficoltà di accesso al capitale. Eh, nascono adesso le prime reti di business angel, e quindi eh, questo gap poteva essere una cosa interessante da esplorare per vedere se potevamo essere d'aiuto in qualche modo. Il modello che stiamo provando a realizzare con questa iniziativa che è no profit eh, può secondo noi essere esportabile e anche replicabile in altri paesi emergenti un po' in tutto il mondo, non solo in East Africa. Eh, I tech hub, per dare qualche numero, in Africa e nel continente erano 117 nel 2015 e nel giro di un anno, eh, l'anno prima in cui noi poi siamo andati nell'estate 2017, sono diventati 300, quindi c'è un tasso di crescita. Molto molto elevato dal punto di vista dell'innovazione. Qua ci sono delle foto di, ehm, delle, di, dei workshop che abbiamo fatto. In questo caso qua eravamo a, a Dive Collab, che è un co-working supportato da Microsoft in Kampala, capitale dell'Uganda. Eh, nello stesso periodo anche i colossi nel bene e nel male si sono iniziati a interessare del, del continente. In particolare, Zuckerberg nel 2016 eh, è arrivato in Nigeria, quel puntino bianco là in mezzo. Eh, poi eh, PCI di, di Google nel 2017, pure in Nigeria, che è uno dei cuori pulsanti dell'innovazione dell'Africa, si è fatto il suo selfie. Quindi Jack Ma, recentemente, come sapete, sta andando tra virgolette, in pensione e punta a visitare eh, come eh, leader di Alibaba eh, nei prossimi 15 anni tutti eh, i paesi del continente dell'Africa a rappresentare se vogliamo che eh, c'è un interesse eh, che dall'Asia si sta spostando effettivamente sul, sul continente africano. Conferma dei dati, Forbes eh, riporta che nell'ultimo anno c'è stata una crescita ancora del 40% di anno in anno di co-working, incubatori eh, e quindi spazi dove sviluppare l'innovazione. Questa è una foto da, dall'incubatore Outbox dove abbiamo fatto una Tech Week nel 2017 eh, come formazione, è un incubatore che è supportato da Deloitte e Google e ehm, abbiamo cercato quindi di mettere in pratica quella che è la nostra visione, ossia riuscire a creare un, un ecosistema imprenditoriale che eh, sia senza barriere, senza confini e eh, interculturale. Um, come lo facciamo? Tramite uno scouting di talenti, progetti, una formazione, un supporto a quelli che possono avere più alto potenziale e eh, tendenzialmente potenziale sociale ed economico e quindi poi un supporto al, all'intero ecosistema. Eh, ci ha aiutato molto, ci tengo a dirlo, in questo progetto Martino Ghelmi di Vadoinafrica.com che è una bella community dove eh, appassionati di innovazione, tecnologia e Africa si incontrano, italiani e non, e tramite i suoi contatti e molti altri che abbiamo veramente recuperato dal basso, quindi tramite Facebook, LinkedIn, Twitter, abbiamo creato una Tech Week da zero eh, che ehm, qua vedete nella fase finale. Quindi c'è un pitch che viene fatto dopo una formazione appunto su go to market strategy, how to pitch per, per il momento di incontro con gli investitori, business model, eccetera. E qua eh, le startup selezionate eh, facevano questo pitch di fronte ad aziende, business angel, c'è Phoenix International, un'azienda importante, c'è il country manager di Uber, Uganda, eh, istituzioni. E quindi un'opportunità che abbiamo cercato di dare loro. Qua sempre con il country manager di Uber Uganda e invece, in basso dall'altra parte, eh, c'è eh, Mati Babu che è un esempio di startup che mi piace riportare qua come storia. Perché loro sostanzialmente, con questo dispositivo eh, che hanno in mano, cercano di unire computer science e medicina per far sì di risolvere uno dei più grandi problemi dell'umanità, che è la malaria. Che miette centinaia di milioni di vittime eh, ogni anno. Eh, come, come fanno? Passano sostanzialmente da un'analisi in analogico al digitale, quindi eh, l'analisi non deve essere fatta tramite una siringa, ma tramite eh, lettura infrarossi dei, dei globuli sostanzialmente. E eh, in questo modo riducono la velocità, eh, riducono i tempi e riducono anche i costi per fare questa analisi. E spesso il problema è la prevenzione della malaria, perché eh, sono costi piccoli ma non se li possono permettere in Uganda eh, sono stati indicati tra le top 100 start up al mondo da Google Ventures nel 2017 eh, questo per dire che forse appunto lì ci siamo incuriositi e mi abbiamo detto forse c'è qualcosa che possiamo imparare anche noi eh, mentre tornavamo in Italia dal, dall'estate del 2017 eh, l'innovazione che incontravamo e, e che veniva raccontata era ancora più emergente quindi ad esempio qua Um, leggevamo dei, dei BODA, che sono queste moto taxi che ci sono in East Africa, che um, sostanzialmente eh, no, permettevano non solo il pagamento in digitale, come fosse Uber, ma um, anche il pagamento tramite blockchain. Quindi, tramite Bitcoin stavano inserendo un pagamento tramite Bitcoin per pagare il moto taxi. Questo nel 2017. Eh, tutto ciò in un panorama di contrasti molto forti, quindi il salario medio già abbastanza alto se vogliamo, in Uganda è di 200 euro al, 200 euro al mese, e l'età media è un record sostanzialmente mondiale di 15 anni di media, di media di età in Uganda. Nel 2018 siamo andati a New York, no scherzo, questa è in Nairobi, eh, con diversi grattacieli come possiamo vedere, e eh, quindi in Kenya. Eh, abbiamo trovato dei posti co-working veramente molto molto belli, assolutamente all'avanguardia se non anche più avanti di molti altri posti che possiamo vedere qua in Italia, pannelli fotovoltaici eccetera, quindi mh, cose che diciamo, tendenzialmente non, non ci aspettiamo, non ci aspettiamo di trovare questa innovazione eh, in questi luoghi per quello che ci raccontano. Abbiamo fatto una formazione ad esempio con l'incubatore I4Impact che collabora con l'Università Cattolica di Milano. Abbiamo incontrato iniziative sociali per diciamo, togliere dalla strada eh, dei ragazzi e quindi riabilitarli tramite lo sport. Abbiamo incontrato questo show cafello che è Jonathan Mativo, nella foto in alto, eh, che eh, ad esempio lavora per educare ehm, dei coach che sostanzialmente portano le città nei villaggi, perché il gap tra la capitale e eh, la provincia, se vogliamo. E i villaggi è molto più alta di quella che c'è da noi e ha contribuito ad educare tramite dei coach 75.000 persone nei villaggi del, del Kenya. Eh, altri dati, giusto per ribaltare la narrativa che c'è sul continente, è che il Kenya sostanzialmente è il paese al mondo che ha il più alto tasso di penetrazione per il mobile internet. Quindi c'è un tasso di accesso ad internet che tendenzialmente è oltre il 90% da smartphone, perché hanno saltato eh, la, il, il, il periodo del, del desktop perché era troppo costoso. E quindi una mancanza infrastrutturale in realtà poi ha accelerato con questa energia giovanile eh, tutto il cambiamento. Eh, un altro dato è che se eh, alcuni di voi magari conosceranno Satispay, altre app di pagamento mobile, in Italia siamo tendenzialmente a... Un milione di utenti di queste app, mentre in Kenya, nella sola Kenya, su una base di 48 milioni di abitanti, invece che 60 milioni di abitanti come in Italia, hanno 20 milioni di utenti di empesa che eh, fa parte di Safaricom, che tra l'altro è di proprietà di Vodafone, ehm, di utenti che utilizzano questa app, esposta dei punti percentuali del PIL dal punto di vista economico, eh, l'uso di questa app quindi decisamente 20 volte più avanti di noi, se vogliamo. Eh, sempre in Kenya ci sono circa 4 volte gli utenti di Uber che abbiamo in Italia, quindi sono circa 360.000. E eh, quello che ci tengo a portare come testimonianza è che abbiamo incontrato ehm, delle start-up che eh, sì, possono avere un impatto economico, ma tendenzialmente spesso questo impatto economico è eh, collegato eh, immediatamente a un impatto sociale. Ambientale e, e di diverso tipo. Quindi, eh, se da noi magari l'ultima innovazione, la novità diventa ehm, il nuovo livello di Angry Birds, ehm, qua ci sono dei problemi reali, molto urgenti, che tra l'altro, se diventano replicabili, diventano replicabili in molti paesi emergenti. In questo caso, eh, Sunivation abbiamo incontrato in Kenya che cerca di risolvere uno dei problemi eh, più importanti del Kenya, cioè che il 70% dei keniani non hanno accesso eh, a un bagno mh, a casa e eh, quindi loro eh, sostanzialmente permettono di avere un, un bagno per recuperare le feci, eh, riuscire eh, diciamo, a decontaminarle tramite un processo e trasformarle in energia per, eh, in alternativa sostanzialmente. Uh, 17.000 persone all'anno muoiono per diarrea in, in Kenya e uh, il goal di Sanivation è per il prossimo anno di arrivare a un milione di persone servite in questo modo e poi entro il 2030 possibilmente l'intera popolazione del Kenya. L'ultima edizione, qua c'è una foto del, um, fatta nella residenza dell'ambasciatore Domenico Fornara in Kampala, Uganda. Eh, abbiamo fatto una bellissima serata ehm, dopo tutta una tech week questo è il fantastico team che ha supportato l'iniziativa quindi si è allargato parecchio e eh, l'attività che è stata fatta è stata questa abbiamo fatto una call per start up recuperato quindi le candidature delle start up eh, fatto una valutazione scelto eh, coloro che potevano partecipare a questa settimana di formazione gratuita offerta alle startup in Uganda abbiamo fatto questa settimana tra il 5 e il 9 di agosto eh, e adesso eh, stiamo proseguendo con un mentoring a distanza con un supporto per avere connessioni tra List Africa e ehm, contatti che invece ci sono qua in Italia con l'ecosistema italiano puntiamo per inizio 2020 a fare una, un evento in Italia eh, per portare quale startup possibilmente. Queste sono delle scene della formazione fatta, eh, questa è eh, la foto del, della finale tenuta alla, alla residenza dell'ambasciatore, oltre 100 partecipanti e più di 15 tra business angel e altre tipologie di investitori. Questi sono appunto i dati, quindi oltre 100 startup che hanno partecipato all'application eventi che sono stati selezionati durante la formazione. Eh, ci tengo a dire appunto che la nostra è un'iniziativa che da una parte vuole dare un supporto alle startup, dall'altra parte eh, vuole contribuire a cambiare la narrativa eh, che c'è sull'Africa. Eh, io mi occupo di storie, eh, professionalmente parlando, e quindi questo è anche un contributo che vogliamo fare. E quindi è stato... Bello poter uscire su Sole 24 Ore, su Wired, su Radio 24 per raccontare questa storia. Stiamo inoltre facendo un reportage, quindi, chi ci segue sui social, su Startup Africa Road Trip, potrà vedere poi questo reportage fatto da un documentarista molto bravo che è Giulio Pedretti, con anche riprese e racconti da parte dei Masai in Kenya. Eh, risultati che stanno arrivando non solo grazie a noi. Eh, Zembo, che è una delle startup che ha vinto, che si occupa di moto elettriche nonché di eh, piattaforma per cambiare la batteria delle moto elettriche, eh, ha ricevuto un investimento. Eh, in Kampala ci sono 650.000 mototaxi e questo rende l'Uganda la Kampala in particolare tra le 15-20 e città più inquinate al mondo. E quindi con le moto elettriche eh, si va a cercare di risolvere questo problema, hanno ricevuto 1.400.000 euro recentemente, poche settimane fa, con una notizia dall'altra parte, di nuovo per parlare di narrativa dell'Africa, che eh, è che mh, la del Ruanda, eh, il presidente del Ruanda sta mettendo al bando le moto a benzina, quindi una transizione verso l'elettrico che eh, potenzialmente potrebbe essere molto più avanti di quello che sta succedendo da noi. Eh, siamo andati infine in Tanzania, in posti altrettanto belli dove magari faremo la prossima edizione. Eh, in queste pillole che vi, vi lascio volevo riportare di nuovo: che eh, un elemento che magari non sappiamo, la Tanzania per dire cresce del 6% come GDP all'anno, con tutti i contrasti che possono esserci in questi casi. Ma eh, appunto sono paesi eh, che eh, sono molto frizzanti, diciamo, in questo momento. Eh, non vi parlo delle mie vacanze del safari a caso, abbiamo fatto appunto formazione poi abbiamo fatto anche dei momenti più di, di svago. Eh, e lo dico perché eh, c'è una call aperta, quindi eh, è un'iniziativa no profit eh, dove mano a mano si stanno unendo consulenti dal 2017 al 2018, poi quest'ultima estate eh, a fare questa esperienza. Forse riusciremo anche ad avere del supporto da alcuni sponsor per coprire delle spese. Eh, però, chi vuole può andare sul sito e candidarsi per eh, partecipare alla prossima edizione. Eh, ce la facciamo. Eh, volevo finire con tre spunti, eh, poi chissà se c'è tempo per un video di un minuto, altrimenti lo vedrete sui social. Eh, uscendo da fuori dalla comfort zone, eh, mi è rimasta appunto impressa questa frase che ho sentito online. Che ciò che non ti sfida non ti cambia, quindi è proprio quando si fanno delle Ehm, azioni che ci portano in situazioni di potenziale paura o difficoltà o ehm, di impreparazione che sono i momenti dove noi riusciamo ad imparare quindi questo è un insegnamento che mi in porta a casa e volevo condividere qua con voi eh, un altro ehm, spunto è che è la gratitudine che dona la felicità e non viceversa, spesso noi pensiamo che se siamo felici allora possiamo anche essere grati e, mh, questa è una foto che mh, è stata fatta in Indonesia, eh, ma per dire l'Indonesia eh, un indonesiano ha uno stipendio che è un duecentesimo circa eh, dello stipendio di uno svizzero. E quindi, così come in East Africa, così come in Indonesia, eh, si va incontro a delle situazioni per cui forse a volte nel nostro correre frenetico da freelance varrebbe la pena fermarci un attimo e capire quanto cose positive abbiamo a prescindere, eh, fin, dal, fin dal lunedì mattina che è forse il più difficile. E per questo eh, ho voluto ribaltare il give back con un give first, quindi penso che sia più saggio a questo punto forse donare innanzitutto prima, eh, prima che restituire, ed è un po' forse quello che secondo me si aggancia bene al discorso del freelance camp. Che è un po' un dono che ci facciamo l'un l'altro, ed è un'azione che secondo me dovrebbe essere fatta in, in generale. Noi, questa azione qua, l'abbiamo fatta donando noi stessi, senza aspettarci nulla in cambio, eh, poi in realtà, appunto, si fanno delle belle conoscenze, nascono delle amicizie, anche altre cose, e, e quindi pensavo che fosse un bel modo per finire lo speech. Non so se c'è modo di vedere anche il video, dura un minuto. Forse no, non importa. Questo è un video, diciamo una preview del reportage. Racconta in un minuto si può anche alzare un pochettino l'audio volendo. L'esperienza fatta. vari co-working che abbiamo incontrato e la collaborazione era con la Maccarera University a Campala. Grazie mille.